Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video, sono veramente contento di essere qui con voi perché oggi voglio mostrarvi le 5 manutenzioni più utili ma spesso dimenticate da fare a bordo del vostro veicolo, camper, van, qualunque esso sia, mentre siete in viaggio proprio come siamo noi. Utilizzeremo pochi ma semplici utensili che comunque vi consiglio di portare con voi in qualunque caso. Si tratta di una siringa per olio, di alcuni attrezzi tipo chiave a brugola o a cricchetto, vedremo dopo l'utilizzo, di una pompa per gonfiare gli pneumatici della bicicletta, di un multimetro, che è uno strumento indispensabile che proprio non potete non avere, di un manometro, di quelli normalmente utilizzati per misurare la pressione degli pneumatici del veicolo, e di un pennello. Venite con noi e vi mostreremo come stiamo per utilizzare questi utensili. Nel frattempo però vi ricordo che questo video è reso possibile grazie alla collaborazione con il sito manomano.it. Si tratta di un portale con più di 300.000 referenze, tutte dedicate al fai da te e al giardinaggio. Troverete i link nella descrizione di questo video. Per noi è diventato un vero e proprio riferimento perché abbiamo potuto trovare davvero tantissimi articoli che sono con noi in questo momento durante il viaggio. Quando alcuni apparecchi a 220 volt non funzionano correttamente, la causa del malfunzionamento potrebbe essere l'inverter. Vediamo ora come potremo scoprire se la causa del guasto è proprio questo utilizzando il multimetro. Posizioniamo le sonde del nostro multimetro in modo tale da poter misurare la corrente a 220 volt. Poi lo accendiamo sull'indicatore appunto della corrente alternata. Dopodiché posizioniamo le sonde del multimetro sul nostro differenziale principale. Verifichiamo a questo punto la misurazione dei 230 volt. Vuol dire che in questo caso l'inverter sta generando la corrente corretta. Ecco, un inverter che produce 230 volt non è detto che stia funzionando correttamente. Per esserne certi dobbiamo verificare che la frequenza prodotta dall'inverter stesso sia 50 Hz proprio come quella di casa. Con le sonde posizionate sempre nello stesso punto, ora premiamo l'indicatore Hertz sul nostro multimetro, verificando che la misurazione sia prossima ai 50, come in questo caso. Se avete dei dubbi sullo stato di mantenimento delle vostre batterie e servizi, ecco ancora una volta il tester venire in aiuto. Per fare una misurazione corretta però non fate l'errore che commettono in molti. Quello che dovete fare è caricare completamente le vostre batterie, scollegarle dall'impianto e aspettare un'ora. A questo punto prendete il tester e misurate la tensione. Dovete verificare che vi siano 12,6 o 12,7 volt. Aspettate 2 o 3 ore e ripetete nuovamente la misurazione. Se il voltaggio non sarà cambiato, le vostre batterie sono in buone condizioni. Ora utilizzeremo un pennello per pulire il prefiltro della pompa autoclave del nostro camper. La procedura è questa: dobbiamo scollegare la pompa autoclave dall'impianto elettrico, dopodiché apriremo uno dei rubinetti per svuotare i tubi. Adesso andiamo a svitare il nostro filtro chiudendo il rubinetto di mandata, nel caso ce l'abbiate, se non ce l'avete montatelo, e svitiamo il tappo. Vedete le impurità che ci sono dentro, queste vanno rimosse. Puliamo per bene il nostro filtro con un pennello, pulito naturalmente, nuovo. Sciacquiamo leggermente i nostri filtri. Andiamo poi a riposizionare i filtri nella loro. Con le pompe scollegate e l'impianto idraulico vuoto andremo a verificare la pressione del nostro vaso d'espansione. La parte superiore ha una valvola di precarica che praticamente ne regola la pressione interna. Quello che dovremmo fare è verificare che questa pressione sia in circa 0,9 un bar, ovvero la pressione minima data dalle pompe autoclave. La pressione che stiamo misurando, come vedete, è tra 0,9 e 1 bar, quindi è quasi corretta. Nel caso non lo fosse, andremo a ristabilire la pressione corretta con la pompa da bicicletta. La chiave, che per noi in questo caso è una brugola, è indispensabile per aprire i tappi di ispezione dei livelli dell'olio del differenziale e della cassa del cambio. Si tratta di controlli molto trascurati, ma soprattutto in viaggio è bene farli molto spesso, almeno ogni 2000 km. La siringa vi servirà eventualmente per fare il rabbocco a tappo aperto. Questi erano i nostri 5 consigli, speriamo davvero vi possano essere stati utili. Per ora vi salutiamo dal sud della Patagonia Argentina, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti!